Antonello Venditti anche questa volta ha fatto parlare di sé. Ecco il motivo, i dettagli e le curiosità della vicenda. Uno dei cantautori che ha lavorato sull'amore, riuscendo ad ottenere diversi premi e riconoscimenti per i suoi testi e per i brani che hanno segnato il mondo dello spettacolo, è proprio lui, Antonello Venditti. L'esordio di Venditti è avvenuto insieme all'amico e collega Francesco De Gregori. Oggi, l'uomo ha mandato delle frecciatine nei confronti di due artiste del momento davvero inaspettate. Ecco cosa avrebbe detto. Il vero successo per Venditti arriva nel 1975, quando scala le classifiche musicali con il brano Compagni di scuola, che ricordava i tempi del liceo e notte prima degli esami, colonna sonora dell'omonimo film che ha sbancato al botteghino. Sono davvero tanti i successi di Antonello Venditti, cui possiamo citare come Alta Marea, Che magnifica storia è la vita, Unica, Ricordati di me, Dalla pelle al cuore e moltissimi altri. Ultimamente, durante un concerto a Barletta, è finito al centro delle polemiche per via di un insulto ad un disabile, il quale si è scusato poche ore dopo, proprio con i genitori e con i fan, pensando che si stesse pensando ad un attacco politico. Nel dettaglio, il cantautore ha affermato: "Non sono io quello lì. Non so che fare, sono nudo come un verme e alla gogna di tutti, questo non è bello. Però io c'ho le spalle larghe, se fosse capitato a un ragazzo, una ragazza, che sta cominciando. Sentirmi toccato da questo mi ha fatto male, costretto per un equivoco a scusarmi con tutti e fare la parte del mostro senza che qualcuno possa realmente difendermi, io ho solo questa, la voce, la volontà e il cuore, e qualche volta anche il coraggio." Antonello Venditti dalla gaffa alla frecciatina clamorosa, ecco il motivo. Nonostante il brutto episodio che ha coinvolto il cantautore, Antonello Venditti, qualche tempo fa, intervistato dal settimanale Leggo, ha voluto dire la sua circa la nuova generazione legata alla musica, confessando qualche verità magari condivisa o magari no su due pilastri della canzone italiana di questo momento. Parliamo di Annalisa e Angelina Mango. Nel dettaglio, l'uomo avrebbe confessato: "Questi giovani sono bravi. Io so fa quello che fanno loro, ma loro non sanno fa quello che faccio io. A differenza nostra, loro sono trafitti dalle scadenze, hanno paura di essere dimenticati. E prendi Annalisa, è una bravissima cantante, ma è stata costretta dal mercato a diventare altro da se stessa. Anche Angelina Mango, interpreti fantastiche e poi c'è qualcuno che decide il suono per tutti." Dopo le parole sopra descritte, Venditti fu accolto da una serie di polemiche e fu costretto ad intervenire sui social per spiegare quello che in realtà intendesse. Nel dettaglio ha confessato: "Attenzione! Io amo Annalisa, Angelina Mango e il grande talento di Madame, quindi tutto l'articolo è un'enorme forzatura solo per creare strani e inutili paragoni. Le ho sentite interpretare canzoni di grandi cantautori con grande maestria, ma evidentemente per il mercato di oggi non basta essere brave. Si pretende un look e una presunta sensualità imposta da un ulteriore presunto sound ormai globalizzato. Un abbraccio."